Allora Federico Bonazzoli, prima partita con la maglia da Brescia, da quanto l'aspettavi questa partita? Finalmente diciamo è arrivata, aspettavo da tanto questo momento perché è sempre stato un mio sogno comunque giocare per la squadra del mio paese dove sono nato, per me essere qui un motivo di grande orgoglio e sono onorato di indossare questa maglia perché ha una storia importantissima e posso promettere che darò sempre il 100%. Sei arrivato soltanto da un giorno, ma che Brescia hai trovato? Ho trovato un gruppo eccezionale di ragazzi per bene che mi hanno accolto subito alla grande. Adesso pian piano ascoltando il mister stiamo mettendo in pratica quello che lui ci dice sul campo, però penso che dal primo giorno che sono qua ci sono delle ottime basi su cui lavorare e cercare di fare un campionato importante. Ecco, invece dal campo com'è stato il primo impatto? Dal campo bene, il gruppo è comunque compatto e questa unione la portiamo anche in campo e penso che si è visto perché abbiamo fatto due grandi tempi. A livello personale diciamo che sto entrando in condizione, era da un po' che non giocavo, sono contento che il mister mi abbia dato l'opportunità di fare 45 minuti e pian piano le cose verranno da sole. Tu ieri ti eri allenato con la Sampdoria, quindi il tuo punto di condizione qual è? È un buon punto? Sì, comunque io ho fatto il ritiro con la Sampdoria, è da un po' che comunque non gioco una partita di 90 minuti, perché ho passato un anno anche difficile, che allo stesso tempo però mi è servito. Pian piano adesso abbiamo ancora altre due amichevoli, abbiamo ancora 15 giorni per preparare la sfida di Coppa Italia e cercherò di farmi trovare il 7 agosto nella migliore condizione possibile. Ascolta, ti vuoi descrivere un po', perché ieri abbiamo letto una cosa che francamente ci ha lasciato un po' allibiti, cioè che tu sei un ragazzo di grande tecnica però un po' matterello di testa, mal sopportato spogliatoio, letto su un giornale importante, tra l'altro sui giovani che bisognerebbe incoraggiarli invece... Non c'è problema, io so quello che a livello umano, so che persona sono, non penso di essere la persona che i giornali mi descrivono, questo chi mi conosce bene, la mia famiglia, il mio agente, i miei amici che mi sono sempre vicini lo sanno, comunque questo non è un problema, io sono qui, sono qua per dimostrare a me stesso e a far capire anche alle persone che si sbagliano. Mi dispiace che mi descrivano in questo modo perché io mi conosco, come ho detto prima, le persone che mi vogliono bene sanno che tipo di ragazzo sono e non ho mai fatto casino, non ho mai creato niente, anzi alla Sampdoria nello spogliatoio si era creato un'armonia buonissima, il rapporto con tutti era eccezionale, qui lo stesso, mi sono subito trovato alla grande, facciamo parlare il campo che è meglio. Diciamo che più che antipatico tu forse eri antipatico a chi ha scritto questa cosa, la chiudiamo lì. Io non ho rancore, non porto rancore nel confronto di nessuno, se accetto le critiche, ma come ho detto prima, chi mi conosce, chi mi vuole bene sa che tipo di ragazzo sono, ma sono pronto a dimostrarlo che i giornali si sbagliano. È un Brescia giovanissimo, tu sei giovanissimo, però potresti essere, anche dovresti essere protagonista di questo Brescia, probabilmente tra i prof è la prima volta che ti capita di cominciare una stagione in cui ci sono tutti i crimini per cui tu possa essere veramente protagonista in questa squadra. Sì, ma io sono dell'idea che comunque l'età è solamente un numero, nel senso se un calciatore è bravo, indipendentemente che abbia 40 o 15 anni, non cambia nulla. Siamo ragazzi giovani, quindi abbiamo tanta voglia di fare, di dimostrare. Io non mi sento all'altezza di tutti gli altri miei compagni perché siamo tutti uguali, sicuramente potrò dare una mano, cercherò di fare il massimo, poi le scelte aspettano al mister e come ho sempre fatto le rispetterò con la massima tranquillità. Ti è pesato il fatto di essere stato etichettato come un infante, sei andato all'Inter giovanissimo, sei il secondo interista più giovane nella storia di aver debuttato in Serie A? O... No, io penso che se sono riuscito tra virgolette a ottenere questi risultati è perché comunque ho lavorato bene, ne vado orgoglioso, ne sono fiero di quello che finora, anche se è poco, ho fatto. Non mi pesano queste cose perché le vedo come delle cose bellissime, ogni ragazzo penso sognerebbe di essere il secondo giornaliente nella storia dell'Inter. Io per fortuna ce l'ho fatta, quindi mi tengo stretto questo tra virgolette titolo, però è un punto di partenza e sicuramente non di arrivo. Là davanti devi dividere il ruolo con un certo Andrea Caraccio, sei già riuscito a parlare con Leirone? Sì, ho parlato, sicuramente un ragazzo eccezionale, un giocatore che si commenta da solo, nel senso un giocatore straordinario che ha sempre fatto più di 10 gol a stagione, un bomber vero, quindi cercherò col massimo impegno, con la massima umiltà di apprendere il più possibile da lui e rubargli anche qualche consiglio, qualche spunto. Un po' infastidito per un interista essere allenato da un milanista? No, non sono questi i problemi, il mister è bravissimo, ho avuto l'opportunità di conoscerlo,
come ho detto prima, lo ringrazio per avermi dato anche oggi, che sono arrivato da poco, comunque l'opportunità di giocare, che era tanto che non giocavo. C'è stima reciproca, quindi siamo pronti a fare una grandissima annata. Anche se era juventino andava bene lo stesso. Esatto, non c'è problema. Adesso siamo tutti e due a Brescia e abbiamo un obiettivo unico e cerchiamo di portarlo alla fine. Ecco, a proposito di Brescia, cioè, subito la suggestione, sono suggestioni estive, però la coppia bresciana Strada-Bonazzoli, anche sul terzo gol, se hai visto, tu hai tirato, lui ci ha messo lo zampino. Forse me l'ha rubato, però va bene, esatto. Però va bene così. Oggi il gol, diciamo, se fosse venuto sarebbe stato meglio, ma non è importante. Come ho detto prima, oggi mi sono divertito, ho giocato per i miei compagni, questo è l'importante. Penso che vale più giocare per i compagni, fare una corsa in più, che fare un gol personale. Poi i gol sono delle idee che, lavorando per gli altri, il gol viene da solo, più lo cerchi meno viene. Poi siamo all'inizio, sono arrivato ieri, quindi sinceramente non voglio farmi questi, tra virgolette, problemi che non esistono, se non ho segnato, se ho segnato. Adesso siamo ancora all'inizio, penso divertirmi, a entrare in condizione soprattutto, poi il gol verrà da solo. Qualcuno alla Samp ti ha parlato del Brescia di Viviano? Sì, no, ma il Brescia, diciamo, si commenta da sola, è una piazza comunque negli anni che è sempre stata importante, sempre ha attirato l'attenzione dei grandi giocatori. Non sta a me adesso di certo dire i giocatori che sono passati da qui, ma voi lo sapete forse meglio di me, quindi Brescia come piazza non ha bisogno di commenti. Io sono molto orgoglioso, sono molto onorato di essere qui e, come ho detto prima, metterò tutto me stesso quando il mister mi chiamerà in causa sul campo per fare il meglio che potrò, sia quando le cose andranno bene sia quando le cose andranno male. L'umiltà, il sacrificio e voglia di lavorare penso che siano i nostri tre punti cardine quest'anno.